Ciao ragazze! Allora, questo è praticamente un video esperimento perché sono venuta a conoscenza di una nuova tecnica per il contouring, almeno per me è nuova, magari esiste da 76 anni, però per me è nuova, e si tratta praticamente di fare il contouring con lo scotch. Ho visto una ragazza francese farlo su YouTube, lei c'è riuscita, io non so se sarò in grado, ma sembra che appunto, peli di Denver ovunque, ma sembra che appunto per fare il contouring perfetto stile Kim Kardashian adesso sia sufficiente lo scotch. Quindi, bando alle ciance, prepariamoci fisicamente e psicologicamente e proviamoci, se riesco a parlare magari. Iniziamo prendendo un primo pezzo di scotch, io vi giuro, non so cosa ne verrà fuori, aiuto, io non so cosa ne verrà fuori da questo video, però mi impegno. Questo primo pezzo di scotch dovrebbe andare teoricamente dalla narice, sotto la narice, fino all'orecchio. Ok, poi altro pezzo, mettiamolo sempre dall'altra parte, insomma fino a qua ci arriviamo. Io non lo so che cosa ne verrà fuori, cioè adesso non promette bene il tutto. Comunque, altro pezzo di scotch che imprimiamo per bene. Questo andiamo a metterlo dal lato della bocca, se non riuscirò più a parlare troppo, dal lato della bocca fino a metà orecchio. Tipo, vabbè, questo non riesco a parlare, ma sono dettagli. Se siete arrivati a questo punto e siete ovviamente non riuscite a parlare, vuol dire che state andando bene. Anche questo dal lato della bocca, a metà orecchio, sono troppo lunghi. Vabbè, oh. E se rimanete calve dopo questo video vuol dire che state andando bene. Allora, mi sto facendo la ceretta alle basette. Anche questi dettagli. Adesso devo alzarlo. Oh. Ok. Bene, so cosa si prova quando ti tirano la faccia. Bene, se non ho espressività è perché non ho espressività. Poi, due pezzi di scotch ai lati del naso. Non oso respirare perché se respiro mi cade tutto probabilmente. Dall'angolo del sopracciglio. Altro, so che non vedete l'ora di replicare quello che sto facendo, mi rendo conto. Altro pezzo, diventa sempre dall'angolo del sopracciglio fino a cioè, a creare una X. Più o meno dovrebbe essere al centro del viso questa X, quindi questo dovrebbe andare un po' più. Ho completamente sbagliato il naso in realtà. Devo metterlo un po' più in basso. Per praticamente tagliare in due questo pezzo di scotch. È impossibile, invece no, ce la sto facendo. Ok. Più o meno dovrei metterlo al centro del naso. Siamo a buon punto, ragazzi, siamo a buon punto. Adesso prendo il matitone terra, sì, questo è di Nars, insomma qualsiasi matitone terra, e vado a e provo praticamente a tracciare, a stendere il contouring. Vado a colorare il naso adesso, quindi vediamo che spero venga una roba decente, che io poi così devo uscire, quindi vi dico solo questo. Ho molta fiducia evidentemente nelle mie potenzialità e probabilmente sto sbagliando, e quindi questo è quanto. E quindi anche un pezzetto veramente. È arrivato il momento clou, cioè il momento in cui togliamo tutto questo baradone e vediamo che cosa ne esce. Adesso ho abbastanza paura e mi sto mettendo terrore da sola. Come fare la ceretta ai capelli, lifting e contouring tutto in un unico video. Come mi è venuto in mente? Ah, mi sono strappata minimo 6 capelli. Cioè, sì,
si vede anche, lo vedete? E adesso con la mia fidatissima Beauty Blender, tra l'altro questa è quella della NYX, che non ho ancora usato e voglio usare per la prima volta qua con voi in video. Io sinceramente non so che cosa ne uscirà, non so se dovevo sfumare prima o dopo aver tolto, suppongo dopo. No, direi che il naso è un total fail proprio perché sono, cioè ho il naso aragosta praticamente, ne ho messa troppa, sinceramente è terribile. Io direi che non è stato un successone, forse se sfumo con le mani, ma no. Diciamo che le guance sono quantomeno passabili, insomma se fossi abbronzata, il naso è penoso e quindi adesso insomma, quindi qui è un fail, adesso vado a rimettermi a posto. Devo dire che in realtà come tecnica funziona, forse sono io che ho sbagliato il colore, mi sa, ma volevo assolutamente provarla con voi, anche se appunto è stato un mezzo fail, non lo so, scrivetemi se pensate che sia un pollice in su, un pollice in giù o non mi espongo, astenuti, scrivetemi. Io adesso sistemiamo un attimino sta roba perché mi sa che è minimo. In realtà questa tecnica potrebbe andare bene, sto sistemando con un po' di fondotinta chiaro, potrebbe andare bene prima di applicare la base, mi sa. Quindi se io l'avessi fatto prima di stendere correttore e fondotinta sarebbe stato più decente secondo me. Beh, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa tecnica. Se volete provarla anche voi, mandatevi le foto su Instagram, taggatemi, insomma anche su Facebook, così mi fate vedere i vostri risultati. Il mio ancora non ho capito se è un fail o no, ma diciamo a metà, non lo so, scrivetemi voi. Io vi mando un bacio, spero sia piaciuto questo video, comunque vi mando un bacio e alla prossima, ciao!